I carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, supportati dai militari del 14° Battaglione Carabinieri Calabria, dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria e del nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno eseguito 13 misure cautelari. Sono diversi i reati contestati. Troppe indagini in materia di droga. Noi ci stiamo avvicinando pericolosamente al modello criminale di Scampia. C'è una presenza, una diffusione endemica di sostanze stupefacenti, di tutte le sostanze stupefacenti che riguardano giovani, giovanissimi, che per pagare la droga si trasformano a loro volta in spacciatori. È un reticolo che stiamo cercando di distruggere dal punto di vista criminale, con tutta una serie di indagini, con numeri anche in questo caso enormi. A fronte dei 13-14 arresti abbiamo circa 1000 episodi di cessione ricostruiti, sono tantissimi. L'articolata indagine è scaturita dal ricovero di un 24enne roglianese presso il locale ospedale, un malore sicuramente causato dal consumo di alcune dosi di eroina tagliata male. Convinto dai genitori, il giovane ha fornito ai carabinieri l'input per avviare una complessa attività investigativa. Tra i consumatori vi erano anche alcuni minorenni. Uno di loro in difficoltà economiche è stato anche preso di mira perché è in ritardo con i pagamenti. Questo noto pregiudicato dell'area voglianese si è rivolto ai suoi genitori, alla sua famiglia e esplicitamente al padre di questo ragazzo, senza usare mezzi termini, usando parole di una schiettezza di raccapricciante, ha intimato proprio: io conosco le tue figlie, so che ne hai tre, so dove vanno a scuola, so dove abiti. Sono parole di una gravità non si può fraintendere, e la misura odierna rende giustizia anche alle disperazioni di quella famiglia che è arrivata al punto addirittura di non poter più uscire di casa per paura di atti ritorsivi da parte di questa persona e dei suoi accoliti.